Hey coach, ben ritornati dal vostro Andrea Link in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Questo nuovo episodio dovrei riuscire a finire tutta quanta questo capitolo, perché comunque se abbiamo lo scontro per diventare i migliori blasters in circolazione e poi a quanto pare c'è lo scontro con Brontolante, forse, perché comunque sia la linea sembra che porti alla fine del capitolo. Ad ogni modo abbiamo anche un piano avanza nell'oscurità che non farò, ma voglio proprio finire questo capitolo perché oramai siamo davvero verso la fine. Capitolo 9, sta per uscire anche l'espansione Moon Rabbit, quindi dobbiamo finirlo subito. Re dei Blasters, round finale. Vinci il Re dei Blasters. Diventa il Re dei Blasters, la gara consiste in una serie di battaglie. Vuoi accettare questa missione? Certo che l'accetto. La squadra è potentissima, o meglio, siamo ben bilanciati tra curatori e combattenti. Non è vero mai, un curatore solo e tutto il resto combattenti. Ma siamo forti, i livelli sono decenti, non sono affatto male. Compare Termaiale, che c'entra Termaiale? Che ci fa qui Termaiale? Fai quello che mi chiedo anch'io. Dovete lottare contro avversari più potenti. Ok. Tutti gli yokai che stiamo per affrontare sono... boss, sì, sono boss, ok. Ci chiami Termaiale, per favore? Dov'è Termaiale? Arriva Termaiale? Eccolo qua che arriva, però si è calmato. Fatemi sotto! No, dobbiamo uccidere uccidere, scusatemi. Sconfiggere Termaiale. In realtà Termaiale sarebbe già morto, a dire il vero, Perché in teoria è uno yokai. Un essere vivente per diventare yokai deve morire, quindi è già morto. È un po' cruda la verità, ma è questa. Abbiamo anche i governi squadra che ci dà una grandissima mano. Aio, maledetto ciccione. E non è un'offesa ciccione, è la verità, non è che... l'ho usata proprio in un momento, ma proprio inopportuno. Ma dove sono i miei compagni? Oh! Serodiano sta facendo... oh, bella! Più 400, ah, ok. Serodiano sta facendo il suo lavoro di curatrice, ma gli altri stavano lì a guardare. Non lo so. Overnian sì, ogni tanto dava una pizzicata al culetto di Termaiale, ma gli altri... Usapion stava lì a guardare, non lo so, se può andare bene così. Scusami, c'era Poliziocchio che mi stava sulle scatole, quindi ho dovuto prima fare fuori lui, sai com'è. Pugno pescatore, sì. Che c'entra Corosso ora? Che poi Corosso proprio... suona male, ma si chiama Corosso in effetti. Dai, su, mannaggia a te. Aspetta che ci siamo, eccolo, vai! Accidenti a te, eccolo che è andato. Lasciami la sfera. Bravissimo. Ciao, ciao. Arrivederci, Vera Nera. Ma tu non sei neanche in squadra, cosa vuoi? Coros, dove stai? Eccoti. Eccolo. E cosa fai? Che c'è? Che ti fa male, Dai, eccolo qua. Aiuto, perché a me? Compare Mastic, non c'è problema, non c'è problema. Sconfiggeremo anche lui. Eccolo qua, per te, dai. Sapete che faccio questa volta? L'Energy Max me lo tengo. O forse no, potrei anche usarlo perché se a metà vita stiamo e già ho l'Energy Max carico... non è male come idea. Sì, sì, si ricarica subito allora. Va bene, lo ricarico in fretta, lo ricarico. Non arrivo carico a Mastic, ma proprio mai nella vita. Però Usapion ti fa scoppiare la bomba e ti arrangi. Cosa? Perché non è ancora schiattato? Ehi. È andato. Ce la facciamo in questo poco? No, non ce la facciamo. Ho preso la strada sbagliata. Beh, non è proprio la strada sbagliata, però...
Aia, Sapion. Ah, però già è stato curato. Ah, sta su, ok. Mastic sta su. Me lo chiami per favore? Beh, un po' si è avvicinato alla meta, dai. Non più di tanto, però. Un pochino, ma dov'è? Allora, vicino alla scuola? Che palpebre quando se ne vanno così lontani. Il nemico li ha trovati, ma è quello che vogliamo. A parte che lo stiamo cercando pure noi, però se lui venisse... Dov'è che sta lui? Proprio quassù. Dai! Ti pesa anche il culetto a venire fino a giù? Dai! Siete stati scoperti! Ma è quello il punto! Dobbiamo farci vedere! E vabbè però. Sì. Lo faccio prendere, ma no. Bene, un po' di danni extra. Mangia questo. No, grazie. Cos'è My Hero Academia? Mangia! Il capello di All Might, ma no, no, non ti preoccupare. Poi All Might. Orumaito! Orumaito. Alla giapponese. Dai, sta andando giù veloce, veloce. Ma manca solo lui, manca? O mi sbaglio? Perché non è comparso nessun altro. Praticamente sconfiggere yokai sarebbe, era sconfiggi il boss che già hai affrontato. Andato. Fantastico, ne avete sconfitti 4. Oh, sono un po' stremato. Ma non è vero. State andando bene, ma ce ne sono altri. Che bellezze. Ragazzi, andate alla scuola elementare. Ci siamo praticamente. È apparsa una porta. Beh, buon per lei. Sarà la docodemo porta? Chi chiami? Cosa chiami che non c'è nessuno? Forza, miei prodi, siete pronti? Sono sicuro che non ci attende nulla di buono al di là del cancello. No. Basta con le lagne, puntate al finale. Alla finale, però. Ho rovinato tutto quanto, ho rovinato. Sono Risalamandra. Ti vedo. Ma non è la visione periferica, perché con un solo occhio non è la profondità. Ah, stavolta l'energy max me lo tengo, non ce lo spreco. Quando fa il suo attacco, che poi dopo la stordiamo. E quindi... È una femmina Trisalamandra? Non so se è un maschio o una femmina. Su Yokai Watch Shadowside è maschio. Ma non so se l'avessero intesa come femmina. Perché in teoria Kyuubi è femmina, ma qua c'è la voce da maschio. Nonostante sia stato ribadito più volte, anche nell'anime, che è una femmina. Però vabbè, a un certo punto uno ci passa sopra certe cose. Ma c'era ancora un Occhimandra? Che cavolo. Vai, è andata pure questa, vai. E 5. Dobbiamo sconfiggerne un altro? No. Cioè, o meglio, sì. Piuttosto ci sarebbe. E con questo abbiamo finito, vero? No, c'è tutt'osso ancora. No, rimane ancora un ultimo combattimento. Forse Kyuubi è velenotto? Ragazzi, raggiungete il tetto della scuola. Come? Ah, ecco, grazie per l'aiuto. Tutt'osso. Sì, ti conosciamo. Tutte le boss rush che abbiamo fatto contro di te. Cioè, boss rush, combattimenti per farmare un po' di punti. Che è più facile da sconfiggere. Che è questo? Non lo vedo. Ehi, ancora? Basta un po'. Ma cosa? Un Sapion! Non ci posso venire lì. Ma dai, un Sapion. Non lo so. Non lo so, che è? Il danno. Grazie tesoro. Dai ragazzi, devo caricare l'Energy Max. Se ci lanciasse la bomba sarebbe perfetto ora.
Ultimo premio. Sì, sì, dov'è? Dai, grande. Perfetto, l'ho chiamata. L'ho chiamata. Però cos'è successo? Perché fa pochi danni? Che stanno facendo gli altri? Ma ragazzi, ma ehi, ma non mi ascoltano. Bene, bene, continuate così. Certamente, capitano. Ah, una cazzola rossa sta per arrivare qualcosa di bollente. Sì, me ne sono accorto. Sono qui, curami. Ah! No, tu non te ne vai da nessuna parte, Overnian. Te lo scordi. Non ti lascerò andare così. Ora vai, è finita. Oh, una cazzola verde. E poi va un punto di guarigione. È finito? Mi è scocciato. Oh, basta. Ah. Beh, veramente ci sarebbe ancora da affrontare. Rivela. Charla Terrore. Però, vabbè, oh. Se ci lasciano andare così. Nessun commento da parte sua? Ah, ho raggiunto il limite. Immagino. Ottimo lavoro, la battaglia è finita. Sono curioso di vedere i risultati, devo dire. Sei nemici sconfitti? Siete decisamente in finale. Grazie. Ce l'abbiamo fatta, miau! Gran bel lavoro, truppa! Avanti, verso la vittoria! E così sia, allora, verso la finale. Sconfiggeremo tutti gli avversari che ci si pareranno davanti. Congratulazioni! La prossima battaglia deciderà il vincitore del torneo. Gli Stati Uniti sono vicini, riesco quasi a sentire il sapore di tutto ciò che mangeremo. Oh, ma guarda, non è la squadra che affronterete in finale? Voglio farvi un salutino prima della finale del torneo. La battaglia dovrà svolgersi in maniera corretta e leale. Non ancora, non è ancora il momento. E se invece di farvi un salutino vi rovinassi la sorpresa? Tra questi tre, questa volta? No, ferma! Non ancora, non è ancora arrivato il momento. Rovinella. Maledetta spoiler. Aspetta un attimo, cos'era quella storia dei tre? Non farci caso, non è niente di importante. Sul serio? Ricevo molte visite ultimamente. Lasciami riflettere. Ma sì, deve essere sicuramente così. Potrebbe essere che siamo tre favoriti al torneo? Oh, se è così allora non sto più nella pelle. Su, forza, dobbiamo fare del nostro meglio nella gara finale. Oi. Al rapporto, uno yokai mostruoso è apparso in corso del commercio. Che cosa? Sembra che questo malvagio yokai sia scappato di prigione, signore. Si tratta di Brontolante. Che cosa? Sarà meglio mettersi subito in azione. Fermi tutti. Vi siete dimenticati della finale del torneo? Se non vi presentate subito sarete squalificati. Oh no, abbiamo lavorato così sodo per arrivare a questo punto. Ma se lasciamo perdere Brontolante... Miau, che facciamo? La scelta è vostra. Pensateci attentamente, ragazzi. Qual è la cosa più importante per voi? Noi siamo i Blasters, paladini della giustizia! E allora forza, Blasters, la vostra missione vi attende! Giusto così. Abbiamo giurato di difendere tutti quanti quelli che erano in pericolo, quindi ora livelliamo e poi andiamo. Diciamo che quello che abbiamo appena fatto è stato una specie di boss rush. Però, ora, la vera lotta è contro Brontolante. Ah, ma c'è anche... Diamantosso. Ok, lo sconfiggerò un altro momento. Ma ora in fuga dagli abissi. Emergenza Red Blasters. Uno yokai violento è scappato di prigione. Andiamo. Praticamente tutti quanti i partecipanti al torneo sono stati sconfitti a questo punto, credo. Come ho fatto a scappare con le manette? Ay, 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 ay.
Wow. Acciuffate le vase e proteggete la città. Pensate di potermi acciuffare? Vi ricrederete. Siamo qui però. Non ci vuoi affrontare? Eccoci qua. Oh, siete stati scoperti. Era quello. È quello il punto. Whisper. Coltelli pronti. Ehi. Ma questo è un gioco per bambini o no? Forse sbaglio io, sbaglio. Vabbè, è ovvio che è la mia una battuta. A me che me ne frega se ci sono parolacce o allusioni alla morte. È un videogame, non è che è... Ma mi ha fatto fuori? Mannaggia. Come ha fatto? Ma è fortissimo. Wow. Oh, è forte. Tieni duro, Overnian, non ti lascio morire. Mannaggia a te. Vai via, porca zozza. Uno. Due. Energy Max! Vabbè, però. Spacca, ti spaccherei le ossa io. Ma chi sta parlando? Non lo so. È fortissimo. Devo potenziarmi un bel po', sinceramente, per questa lotta, eh. Cavoli, dovrei allenarmi seriamente. Vabbè, i coltelli non mi hanno fatto nulla. Fa più male lui che i coltelli. Ma ci sarà anche una seconda parte di questa battaglia? Ora è questo quello che mi preoccupa, sinceramente. Ok, è andato. Maldizione, guardarsela a gambe! Non fatevelo scappare. Va bene, tranquillo. Ma che fa? Cazzozza, se evitasse di cambiare strada ogni volta. Non si ferma, vero? Bene. Inseguiamolo allora. Ah, va qui, va? Va tutto bene, socio? Fai pure una pausa. Con chi sta parlando? È in via dei fiori, ormai è nostro. Siamo pronti allora. Questa è tosta, eh? Gliela faremo vedere come riusciamo sempre a scappare. A noi due non ci batte nessuno. Proprio così, amichetto mio. Andiamo! Sì, vieni con me. Ah. Oh, è più piccolo ora. Ha sempre un asso nella manica. Fate attenzione. Come al solito mi occuperò di tutti voi. Ma è la prima volta che ci incontriamo. Non so se ti sei reso conto, eh. Calcio forzato. Cioè lo fa proprio senza voglia. Scappate da lì pure voi. Ma signorina. Aia, grazie. Oh, quasi pronto. Oh mio Dio, chi è? Chi è? Ta. Aiuto, il pupazzo si muove da solo. Energy Max. Occasione. Potevo farlo ora all'Energy Max, ma perché non le so le cose io? Ugo è ancora vivo? Accidenti. Ma chi è sto Ugo? Sembra che si sia ripreso. Sì? Che cos'è quell'animaletto? Ma dov'è? Mamma mia ragazzi, che delirio. E pensare che questo non è neanche il boss finale. Oh dai, l'Energy Max c'è quasi. Aspetta, stavolta però non lo spreco. Ora lo uso ora. Mi fa paura. Ugo è ancora vivo. Accidenti. Mio Dio. Che succede? E quante ne lancia? Usabian ha perso i sensi. No, tu non hai capito nulla. Dov'è? Ma non è vero. Forse si è ripreso subito. Dai, cazzozza ragazzi, dai, c'è quasi. Ci siamo quasi.
Eccolo, sta per andare. Ugo, le vostre energie stanno esaurendo, non è vero? Eccolo! Panno brontolante. Ce l'abbiamo fatta. Ugo! Ora sei da solo. Questa volta è finita. Ugo! Accidenti, Xo. Ben fatto, avete ristabilito la pace. È stato difficile. È stato davvero difficile. Insomma, solo 2200 sfere. Mi sembra un po' poco. Panno brontolante. Ah, ok. Danni inflitti a Cerra Terrore 1,5. Ma perché? Ottimo lavoro con Brontolante. Detto ciò, siete squalificati dalla finale del torneo, ovviamente. Una vera sfortuna. Me ne vado ora. È un peccato che siate stati squalificati dal re dei Blasters. Ad ogni modo, ho esaminato la vostra prestazione. Quando avete combattuto per sconfiggere Brontolante, avete mostrato il vero spirito dei Blasters molto più di tutte le altre squadre. Infatti eravamo gli unici a combattere Brontolante. Oh, volevo proprio mangiare quelle grosse barrette di cioccolato. Il gelato! Mi spiace, Sergente Quadro. Non credo che abbiano davvero capito. Beh, lo so. Il mio piano ha funzionato. Ah, ma la voce di Whisper. Soff, soff, soff. Allora gli faccio la voce da ritardato, gli devo fare. Prossimamente su Yo-Kai Watch Blasters. Ma cos'è successo agli altri Team Blasters? Alla fine si è risvegliato. Un gigantesco male si annida nel terrore onirico. Sembra che siamo gli unici che possono fare qualcosa. Non c'è nessun altro. Capitolo 10. Vai, vai, Yo-Kai Watch Blasters. Non perdere l'ultima blaster battaglia. È davvero l'ultima missione? Quindi siamo arrivati a Panna Soffiata o With Wellow Man, non so come si chiama sinceramente in italiano. Credo sia Panna Soffiata. È stato pesantemente censurato perché comunque si richiamava molto l'omino Michelin di Ghostbusters, era praticamente identico, cambiavano solo gli occhi alla fine dell'omino Michelin. Quindi l'hanno pesantemente censurato da noi occidentali. Ad ogni modo, farò ovviamente il 10° capitolo come ho sempre fatto in 2 parti, perché poi vorrei farlo in una parte sola, però ci sono anche i crediti, non vorrei che venisse troppo lungo. Sinceramente non me ne è mai fregato niente della lunghezza di un episodio, però stavolta ci tengo particolarmente perché... non so, mi gira così questa volta. Ad ogni modo, Cuggio, questo video termina qui e come sempre vi ringrazio per averlo seguito e per tutto il supporto che state dando a questa serie. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!